Presidente Chiodi, un grande passo in avanti perché dal poliambulatorio si passa a questa nuova struttura che è molto più complessa. È un passo in avanti, ma soprattutto nell'offerta sanitaria di questo territorio. Ma sì, ma l'ospedale deve essere quello al quale è destinato, cioè l'ospedale per gli acuti. Tutto il resto deve essere quella che si definisce medicina territoriale, quindi questo sarà aperto 24 ore su 24, avrà tantissimi servizi. Abbiamo già visto che quello di Villa Rosa ha avuto un exploit per quanto riguarda la fruizione, se ne è passate da 80 a 1500, mi sembra, fruizioni in maniera direi proprio sistematica, e quindi significa alleggerire le liste d'attesa, significa che l'Abruzzo comincia a diventare una regione che ha una rete ospedaliera e una rete di assistenza territoriale che lavorano insieme, e quindi in questo modo vuol dire che lavorano entrambe, altrimenti prima gli ospedali venivano utilizzati anche per delle questioni dove invece non dovrebbero accedere i pazienti, nel senso che sono lì, bisogna fare le cure di altissima specializzazione, le acuzie vere e proprie. Qui a Teramo è solo un primo passaggio, poi ci sarà il problema sul lato territorio abruzzese e sulla parte del restante territorio abruzzese. Guardi che questi noi sono gli indirizzi che abbiamo dato a tutte le ASL abruzzesi. Devo dire che l'ASL di Teramo, soprattutto per l'area del Vibrato, ha completato la rete territoriale. Questo è un fatto direi importantissimo perché è la prima rete territoriale che si realizza in Abruzzo ed è la stessa che si dovrà realizzare nelle altre ASL che stanno già lavorando. Quindi in alcuni casi, per esempio sull'Hospice, Teramo è stata un po' più meno reattiva, mentre invece più reattive sono state le ASL di Chieti e di Pescara. Ma comunque è tutto un mondo che si sta muovendo e stiamo costruendo la sanità del 2020.